Volevo parlarvi dell'annata per me particolarmente favorevole e di una magari più bistrattata, ma altrettanto secondo me positiva. L'annata favorevole è 2016, è stata un'annata con grandi vini, grandi complessità. Diciamo che il territorio ha ridato al Barbaresco quello che magari aveva tolto nel 2014, però anche se il 2014 è stata un'annata un pochino più difficile, a me comunque personalmente e alla zona del Barbaresco ha dato grandi soddisfazioni lo stesso, perché abbiamo avuto la fortuna che tutto sommato non è mai grandinato e comunque solo marginalmente ha preso un po' di chino di grandine nella zona di neve, ma per il resto è stata un'annata che mi ha dato soddisfazioni, perché ha fatto sì, anche in un'annata non particolarmente favorevole, ha messo in luce le capacità dei produttori. Direi che abbiamo la fortuna che il territorio di Barbaresco al Barbaresco da tantissimo, e i produttori in tutti questi ultimi anni hanno imparato a governare molto meglio le condizioni climatiche. Quindi abbiamo un'annata molto favorevole 2016, un'annata meno favorevole 2014, con però risultati che sono diventati abbastanza vicini.